Un'ottima stagione con Magie, con Gianluca Grisoli, vi siete ritrovati dopo qualche stagione passata su barche differenti, in equipaggi differenti, devo dire però, insomma, i risultati sono molto buoni nella categoria Corinzia. Sì, Gianluca sta viaggiando molto bene, noi siamo un gruppo di più di quattro, viaggiamo in quattro, ma siamo in realtà in cinque che per impegni personali giriamo e quindi abbiamo questa possibilità, diciamo, di seguire i propri impegni nelle famiglie e esserci. Qua ci sono io, non c'è Luca Antonetto che invece è impegnato, porto Gennacker e Gianluca però viaggia quest'anno. Oggi noi abbiamo fatto due prove non tanto bene, ma ieri due belle prove, una di oggi è da tenere. Ecco, diciamo che tra i corinziani italiani, ovvero i non professionisti italiani, Magie, Paolo Brescia, Ita 585 sono sicuramente gli osservati speciali, ma c'è, è inutile nasconderlo, in banchina qualche vociferare su questa categoria. Sì, la categoria Corinthian poi in realtà è una classifica a parte che dovrebbe comprendere i, diciamo, non professionisti o comunque i velisti amatori. Siamo riusciti con un'operazione chiamando un delegato ISAF, ti ricordi, a Porto Cervo, a ripulire un po' quello che erano, diciamo, gli eccessi di alcuni professionisti che si, diciamo, dichiaravano gruppo 1. Però con gli stranieri, un po' perché non conosciamo, un po' perché comunque le regole sono abbastanza lasche, non riusciamo a farlo. Ieri abbiamo il primo in classifica con due, tre primi addirittura, un multimedagliato olimpico che ovviamente però per la regge ISAF, quando sta due anni senza vincere una medaglia, può diventare di nuovo Corinzia, e quindi la nostra regola è un po' così. Io sono sempre dell'idea che tutti sono uguali, per cui io non amo la classifica Corinthian, però visto che c'è bisognerebbe poterla portare avanti in maniera, diciamo, congrua, però non è possibile per quello che ti ho detto, perché se Paul Cayard o Torben Grahl stanno due anni a giocare con i bambini, poi rientrano, possono fare. Dovrebbero essere questi campioni, insomma, a dire. Il fair play. Sì, anche perché uno che porterà via la Coppa in assoluto, porterà via anche la Coppa degli Amatori, quando poi è un plurimedagliato olimpico. E poi la cosa strana, come hai fatto notare tu, che sono tutti stranieri questi fenomeni. Ieri primo, secondo e terzo. Però, vabbè, importante in generale, dai, facciamo così. Beh, la classifica è una signora classifica. Al di là Corinthian e non Corinthian, ci sono dei grandi velisti. Sì, sì, no, ma difatti è... Io sono sempre dell'idea che bisogna essere fieri del fatto di amare la vela e di poter regattare a fianco i propri miti e a volte metterli anche dietro, perché oggi noi a un certo punto abbiamo messo dietro, non dico chi, però ci siamo guardati e abbiamo detto, e vai. Cioè, un nostro, non riesci in quasi nessun altro sport a giocare a calcio con Del Piero o a sciare con Rocca o con Thomas, sono difficili. Grazie.